pensiero di non vederti più è come un ago dentro al cuore. Ti penserò però, fallo anche tu, in modo che io sento l'amore che mi hai dato con la tua esperienza di uomo nato fra le guerre. Caro nonno, questo è un canto mio per te. Cari amici, questo è un numero praticamente monografico dedicato alla sanità, che, come sanno coloro che ci seguono, rappresenta per noi il quarto bisogno capitale di uno Stato sociale. Come sempre cercheremo di mettere in rilievo alcune assurdità, ma anche a dare delle informazioni utili per chi ha dei problemi sanitari. Ma andiamo subito al dunque e sentiamo cosa ha da raccontarci Massimo Miranda per quanto riguarda la situazione del pronto soccorso nei nostri ospedali. Storia normale. Mi sono sentito male, sono arrivato al pronto soccorso e sono stato ricoverato in codice giallo. Prescindendo che ho dovuto aspettare 5 ore per avere una visita e sapere di che cosa avevo, ma quello che mi ha lasciato veramente perplesso è che tutte le ambulanze che venivano scaricavano malati che avevano problemi e però queste ambulanze non potevano ripartire perché dentro l'ospedale non c'erano delle barelle per ricevere i pazienti. Quindi si è verificato allora e adesso che i piazzali di vari ospedali sono sempre pieni di ambulanze che non possono ripartire perché non possono avere indietro dall'ospedale, praticamente dal pronto soccorso, la barella con cui hanno portato il paziente. È una cosa veramente assurda. Per lo Stato sociale io proporrei un'iniziativa che proprio per aiutare la popolazione e anche il personale che è lodevole di come lavora, ma lavora male, perché tutti questi benefattori, questi enti, queste banche che fanno queste donazioni non fanno una cosa concreta, regalano varie barelle a tutti gli ospedali, così le ambulanze possono continuare a fare il soccorso e loro fanno vedere concretamente che hanno fatto un'opera meritevole di sponsorizzazione. Io vedrei anche un'ambarella dentro l'ospedale, dice, non so, donata da un'opera pia, donata da una banca e così via, e il cittadino vedrebbe che finalmente questi soldi che dicono di dare praticamente hanno un fine pratico. Poco conosciuta in Italia. Si tratta di una pratica curativa e soprattutto preventiva basata essenzialmente su elementi naturali. Ma sentiamo qualcosa di più specifico da Miriam Spaziani, una grande esperta che vive e lavora con uno studio avviato a Formia, piccola località laziale. La naturopatia è un insieme di discipline, un insieme di metodologie che tendono al benessere della persona considerata come un'unità psicofisica e relazionale, così come vuole e come definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità la persona umana in relazione con il mondo, con l'universo. La naturopatia che non può fare né diagnosi né terapia si differenzia ovviamente dalla medicina ufficiale e in Italia, a differenza che negli altri paesi europei, non si ha libertà di cura. Tuttavia la naturopatia può
supportare la medicina ufficiale per gli aspetti di prevenzione, soprattutto per gli aspetti di prevenzione. Infatti può, per le attività che le competono, aggiungere vita agli anni, non solo anni alla vita. Per tutto quanto riguarda, per esempio, le malattie di carattere cronico degenerativo, attività di prevenzione ne può fare e tantissima la naturopatia. Possiamo dire che per una volta è l'Italia che può dare un buon esempio all'Europa e non viceversa. Tanto più che parliamo di una delle categorie di persone più sfortunate in assoluto, i sordociechi. Ebbene, in Italia da molti anni esiste un'associazione che si occupa di questo problema. Ce lo racconta Renzo Arbore, il grande showman che è anche testimonial della Lega del Filo d'Oro. Mi aspetto dall'Europa che venga conosciuta di più, perché noi in Italia siamo molto conosciuti, la Lega del Filo d'Oro, l'impegno che da 50 anni, perché adesso sono 50 anni, questo gruppo di persone straordinarie, marchigiani, che hanno scoperto la solidarietà per i sordociechi, da 50 anni viene celebrata quest'anno, quindi io spero che in occasione di questi 50 anni, di questo anniversario, l'Europa si accorga che c'è un'Italia preparatissima oltretutto, perché siamo i più preparati forse d'Europa per questo grave handicap, perché negli altri paesi non c'è questa organizzazione e quindi speriamo tanto, auguri. Negli ultimi tempi si è molto parlato della fine del blocco americano a Cuba e dell'avvio di nuove relazioni diplomatiche tra i due paesi. Ebbene, questo blocco, che indubbiamente ha avuto delle gravi conseguenze sul piano economico e sociale per l'isola, ha tuttavia stimolato la nascita a Cuba di uno dei sistemi sanitari più avanzati del mondo, dove tra l'altro sono stati scoperti diversi farmaci contro malattie molto gravi. Di tutto questo ci parlerà Alessandro Zarlatti, scrittore e giornalista che da molti anni vive a Cuba. In molti casi si è fatta di necessità virtù. Vorrei isolare un tema dei sette bisogni capitali, quello del curarsi, per raccontare un'esperienza unica che riguarda questo paese. Uno degli effetti di mezzo secolo di embargo degli Stati Uniti è stato quello dell'impossibilità di reperire e di somministrare alla popolazione i farmaci brevettati dalle multinazionali del settore. Cuba, di tutta risposta, ha creato quello che negli anni è diventato il più importante istituto di biotecnologia del Latino America. Oltre ad aver fatto fronte alla carenza ordinaria, ha iniziato a sperimentare e a produrre farmaci di ultima generazione che stanno dando risposte concrete a malattie che affliggono tutto il pianeta. Recentemente ha brevettato farmaci efficaci contro alcune forme di cancro al polmone, un altro rivoluzionario che minimizza gli effetti di alcune forme di diabete, e recentemente ha licenziato un vaccino contro l'epatite B cronica e ha avuto grande eco negli anni passati l'Escosul, un farmaco ricavato da una specie particolare di scorpione autoctono che inibisce e in alcuni casi fa recedere certe manifestazioni cancerose. Siamo arrivati alla rubrica fissa dedicata all'informazione, rubrica che viene curata da Antonio Diomede, presidente della REA, l'Associazione delle Piccole e Medie Radio e Televisioni Europee. Questa volta Diomede si soffermerà sul complesso rapporto tra le emittenti minori e il sistema sanitario.
informazione locale che fa la radio e la televisione locale, che utilizza una frequenza che è un bene dello Stato, potrebbe fare programmi a utilità sociale e quindi mettere a disposizione, aprire degli sportelli dedicati alle associazioni del territorio che possono aiutare chi ha bisogno di essere assistito di superare le barriere burocratiche e anche terapeutiche che a volte ci sono nel sistema. Molte radio e televisioni locali già fanno e dedicano programmi a utilità sociale, però sarebbe opportuno che fosse questo proprio codificato nella normativa nazionale, che radio e televisioni locali, poiché vengono sostenute economicamente anche con contributi dell'editoria, dessero e mettessero a disposizione degli spazi alle associazioni del territorio, che sono associazioni altamente professionali perché sono composte sempre da personale paramedico e medico e possono indirizzare appunto il pubblico a chi ne ha bisogno di seguirlo nell'iter della terapia. E così siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione. Come sempre, a questo punto dedicheremo uno spazio al nostro immenso patrimonio storico e archeologico. Patrimonio che a nostro avviso potrebbe dare una mano decisiva al mantenimento dello Stato sociale. Questa volta andremo a Cori, piccola e antichissima cittadina laziale. A descrivercela simpaticamente sarà Christine Zeiner, una bavarese che vive e lavora da molti anni a Roma. Infine vi proporremo anche un ammonimento, un severo ammonimento lanciato recentemente da Medici Senza Frontiere. Grazie e alla prossima. Ecco, cari amici dell'antica Roma, qui siamo a Cori, è una cittadina più o meno 70 km da Roma e questa cittadina è nata circa 1400 anni prima di Cristo. Ecco, qui a Cori abitavano 3000 anni fa i Volci, si chiamava il popolo qua, si chiamava Volci, e loro con altre città facevano parte della Lega Latina. E poi questi sono stati conquistati di Roma. Qui si può ammirare un panoramico bellissimo. Peccato che oggi non c'è bel tempo, però venite a vederlo, eh? Adesso facciamo una bella passeggiata per Cori. Ciclopiche, mamma mia, che parola difficile. Qui è la ponte La Catena, un altro angolo dei posti romantici di Cori.